Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio pubblicato da poco da Viella dal titolo Donne e Sacro, forme e immagini nel cristianesimo occidentale, a cura di Adelaide Ricci. E avrete subito la sorpresa di vedermi in ricchissima compagnia. E quindi io non perdo altro tempo e do subito la parola al responsabile editoriale, che è Paolo Galloni, che ha il compito di introdurre e portarci all'interno di questo saggio Donne e Sacro. Prego Paolo, a te la parola. Grazie Maurizio, grazie per l'ospitalità, un caro saluto a tutti, è un piacere rivedervi anche se soltanto in video, e rivedervi perché Questo libro, Donne Sacro, nasce da un convegno, appunto Donne Sacro, che è stato organizzato alla Abbazia Benedettina di Torre Chiara, in provincia di Parma, il 16-17 novembre 2019. È stata una bellissima occasione in cui, come dire, si è fatta scienza e amicizia insieme. Avevamo scelto, organizzando questo convegno, io e Adelaide, proprio di intanto circoscrivere l'ambito all'Europa cristiana, anche se dalla tarda antichità all'età contemporanea, per evitare di essere troppo dispersivi, che già questo ambito cronologico è veramente ampio. E in più non abbiamo voluto, come dire, ingabbiare nessuno, ma abbiamo lasciato una certa libertà di scelta, anzi la completa libertà di scelta, ai relatori che abbiamo invitato sulla base della meritata reputazione acquisita con le loro ricerche. Ecco. Quindi si è trattato in questi due giorni molto bella di discutere non soltanto le proposte di ciascuno, ma anche di mettere a fuoco il tema in una prospettiva di storia delle donne, osservando cesure, continuità, lavorando non soltanto nella discussione dei singoli casi, ma nel cercare di mettere in evidenza quanto certi temi si possano manifestare nella lunga distanza, con uno sguardo quindi di ampie prospettive. Questo è quanto, per quanto mi riguarda, quindi ringraziando ancora per l'ospitalità, passo la parola ad Adelaide Ricci, curatrice del volume, che invece coordinerà la discussione. A te. Benissimo, grazie. Più possibile desidero lasciare ovviamente la parola agli autori, alle autrici di questo volume, che sorprendentemente anche per il curatore è fonte ogni volta che lo si rilegge di nuovi spunti, cioè quindi si è proprio visto che il lavorare insieme, il confrontarsi, non solo ha cambiato anche le direzioni di alcuni saggi, ci sono stati degli intrecci, dei rimandi, ma soprattutto che c'è veramente un affondo interessante quando non solo ci si confronta su questi temi nei punti, diciamo, appunto non vorrei ripetermi, tematici, ma soprattutto con sguardi diversi, perché in questo volume ci sono approcci diversi, storici di epoche diverse, studiosi che hanno un differente bagaglio di approccio alle fonti e che rivelano, leggendo il libro, anche proprio questo scambio, questo ruotare intorno all'oggetto. E l'oggetto, come dice il titolo, che mi sembra assolutamente indovinato, si rivolge alle donne e al sacro. In particolare ho colto poi anche nei lavori di redazione al volume un filo rosso nelle immagini. Quindi le donne sono da un lato sia una presenza concreta, che vuol dire anche un tema storiografico assolutamente amplissimo e nessuno di noi ha fatto il punto sulla situazione, perché in realtà si tratta di un work in progress assolutamente di sottofondo. Quindi donne come oggetto concreto, come presenze multiple ma anche corali, come oggetto di studio e come immagine.
Le donne sono anche un'immagine, sono protagoniste di immagini, ma a loro volta sono immagini, specchi, proiezioni, luoghi altri rispetto alla cultura, anzi alle culture in cui si muove la loro presenza. E poi la dimensione più inafferrabile, ma che ben è emersa anche nelle nostre fonti, del sacro, quindi una categoria, diciamo, di studio che si intreccia in maniera, a mio avviso, molto affascinante all'interno del volume, perché emerge questa presenza, questa voce spirituale e le categorie di studio che possono andare ad approcciare anche questa presenza. Altro elemento fondamentale che vedremo, vedranno sia i lettori, leggeranno, toccheranno con mano, che vedremo anche in questa discussione, è il ruolo delle donne. Dicevo immagini, quindi anche il ruolo è frutto di un'immagine e a sua volta ne proietta di immagini, quindi il ruolo delle donne nei confronti della cultura dominante. Quindi è emerso, come dire, è emerso una dialettica fra un carisma specifico della presenza delle donne e il loro trovar posto o farsi una nicchia, trovarsi un posto negli edifici, diciamo, concettuali e sociali cristiani, perché questo è l'ambito, come diceva Paolo, in cui ci siamo mossi. E quindi voglio subito lasciare spazio, semplicemente cercando di coordinare un passaparola da un autore all'altro, su, dicevo, coordinare facendo fuoco su alcuni aspetti, perché poi il saggio di ciascun autore è estremamente più ricco, però cerchiamo almeno di seguire un filo conduttore. Partendo proprio da questa relazione forte che emerge in maniera sfaccettata fra le donne e le immagini. È, diciamo, una relazione di lunghissimo periodo, perché va dal tardo antico fino all'età contemporanea, che abbiamo visto prendere le mosse da un'immagine assolutamente, come dire, che si intreccia assolutamente con la storia delle donne nel cristianesimo, che è l'immagine delle Tre Marie, delle donne al sepolcro. E a questo proposito io darei senz'altro la parola a Gabriella Zarri, che ci può aiutare a seguire questo fil rouge. Grazie. Grazie a te Adelaide, quando mi è stato proposto di partecipare a questo vostro bellissimo convegno, il tema era così ampio, che io ho dovuto molto pensare come in qualche modo rispondere a questa vostra domanda e ho pensato proprio all'idea delle Tre Marie, della sequela di Cristo, eccetera. Proprio riferendomi alle immagini che ho descritto. Quindi, riflettendo sul rapporto tra sacro e donna, mi è parso decisivo partire da una presa d'atto essenziale. Nella religione cattolica la donna è stata esclusa dal sacerdozio e quindi dalla possibilità di gestire direttamente il sacro. Dei compiti propri del sacerdote, la potestà di consacrare le specie eucaristiche, di amministrare i sacramenti, di predicare la parola di Dio, soltanto l'ultima ha avuto forme diverse di condivisione. L'autorevole invito del Secore Me, formulato da Cristo agli apostoli e ai discepoli, e accompagnato dall'invito a predicare l'Evangelo, è esteso anche alle donne, l'ingiunzione alle Tre Marie di dare l'annuncio della risurrezione. L'episodio evangelico delle Tre Marie al sepolcro e l'infinito riproporsi dell'evento nella rappresentazione pittorica e scenica mi pare possa essere assunto come nucleo simbolico delle rapporti delle donne con gli stati. La pietas che si esprime nella cura del corpo di Cristo definisce la religiosità femminile come essenzialmente cristocentrica. L'invito dell'Evangelo, dell'angelo, scusate, ad annunciare la risurrezione di Gesù associa le donne alla predicazione degli apostoli e dei discepoli e quindi alla missione. Il Secure Me femminile si esprime nel corso dei secoli
in forme di vita religiosa che manifestano l'amore per il crocifisso o per il bambino Gesù, mentre la predicazione e l'annuncio evangelico si attuano per di più attraverso rivelazioni o messaggi profetici, pur non mancando alcuni esempi di veri e propri sermoni rivolti a gruppi più o meno estesi italiani. Nell'immagine delle tre Marie prevale la rappresentazione dell'amore e del dolore per il sacrificio di Cristo. L'incontro di Gesù con la Maddalena, raccontato da Giovanni, capitolo 20, il dolore lascia il posto alla missione. Cristo dice a Maddalena: vada nei fratelli e di loro. Nella religiosità femminile della prima età moderna, immagini e oggetti sacri acquistano valore altamente simbolico fino a divenire elementi identitari. Così è ad esempio la devozione per il bambino Gesù, che fin dall'età medievale figura tra quelle più diffuse all'interno dei monasteri di clausura e delle compagnie e congregazioni laicali, che si esprime anche nella cura e vestizione di bande artistiche conservate con venerazione. Ugualmente esprime valori identitari fino alla immedesimazione. La devozione al Cristo crocifisso, che ispira compassione nell'intensa contemplazione individuale e nella frequente riproposizione drammatica dei dolori della passione e nella drammatizzazione. Il Sacro Remè è in definitiva la forma più compiuta del rapporto nella nostra religione, insomma, cattolica. È la forma più compiuta del rapporto femminile con il sacro e comporta la missione dell'annuncio che l'invita a costruire un'identità cristiana basata sul Cristo, crocifisso e risorto. Questo mi pare di poter dire in termini molto sintetici, questa mia breve riflessione sul rapporto delle donne con il sacro nel periodo storico che conosco meglio, la età cardine della vita. Grazie Gabriella, perché questa immagine come dire, se potete passarmi il verbo proprio, dipingi, tratteggi nel tuo saggio, ci è servita poi anche veramente da ricettore, perché le tre Marie raccolgono e rilanciano un sacco di spunti che ritroviamo in tutti i saggi del volume, da quello che tu dicevi dell'annuncio, quindi la missione della parola, il seguire Cristo con l'annuncio, ma anche il seguire cercando di toccare e poi toccando effettivamente il corpo. Del risorto in maniera complessa, sia attraverso diciamo, immagini e riverberi che discuteremo con altri autori, sia attraverso la stessa manipolazione delle reliquie che noi vediamo nel lungo periodo. Quindi annuncio, azione e parola delle donne, e sicuramente in tutto il diciamo la parabola diacronica che, come diceva anche Paolo, non abbiamo seguito pedissequamente, ma abbiamo cercato di illuminare per squarci, per aperture. Credo che qualsiasi lettore immagini ancora una volta i secoli più in penombra come quelli dell'Alto Medioevo, anche perché tutti li colleghiamo a una minore, diciamo, trofia di fonti e anche a una più difficile decodificazione delle fonti. E a questo punto chiederei proprio di aiutarci ad aprire un po' lo sguardo sull'Alto Medioevo, Giusy Zannichelli, perché tra fonti e immagini ci sa dire senz'altro qualcosa di innovativo. Grazie. Grazie a te. Allora, io ho fissato la mia attenzione sul libro, perché il libro è il medium più importante di rapporto fra la rivelazione e gli uomini. E sono partita dalla considerazione che, mentre per altre zone europee, come l'Inghilterra, la Francia o la Germania, esiste una
discreta documentazione di libri realizzati da o per monache, in Italia i testimoni sono estremamente limitati. Per cui ho preso in considerazione tre grandi monasteri nei quali avremmo dovuto trovare le tracce di una produzione di libri al femminile, ma le tracce che sono sopravvissute sono invece estremamente ridotte per dei motivi che possono essere ricondotti sostanzialmente a tre, cioè da una parte un persistere della tradizione romana per cui il libro è prodotto in botteghe maschili. D'altra parte, il libro sacro in una chiesa organizzata con una gerarchia sacerdotale chiusa non lasciava assolutamente spazio alle donne. Ma a questo aggiungerei anche un terzo elemento. Nel nord europeo gli uomini sono guerrieri, ci sono meno sacerdoti, meno uomini che dedicano la propria vita alla cultura o alla ripresa della cultura del passato. E quindi le donne hanno un pochino più di spazio all'interno dei monasteri di quanto non succede in Italia, dove invece il controllo del clero è fortissimo. Nonostante ciò abbiamo alcuni spiragli. Per me uno degli elementi più significativi è quello della tomba di Ariperga, la quale, come badessa del Monasterium Regine di Pavia, fa dipingere nella sua tomba i quattro Vangeli che dovevano accompagnarla durante la morte, durante il lungo cammino che avrebbe riportato il suo spirito verso Dio. Cioè c'è una forte concezione del libro, una forte concezione che però non ci ha prodotto dei testimoni, se non delle immagini sulle quali ci dobbiamo basare. Dei tre monasteri avevo scelto quello di Santa Giulia a Brescia, che è sicuramente il più grande monastero femminile dell'Italia settentrionale, che ci ha lasciato soltanto il Liber Vitae come prova tangibile. Ma nonostante che noi sappiamo che le regine sia d'Italia che franche fecero doni di libri prestigiosissimi, ma sempre libri prodotti da uomini che vengono depositati nel monastero e non sono per l'uso quotidiano, sono per essere depositati nei tesori dei monasteri. Sono libri estremamente sfarzosi, con la pergamena tinta in porpora o con la scrittura in oro e in argento, come il Salterio di Angilberga. Quindi un libro reliquia, un libro da conservare. E le uniche tracce di una interferenza femminile restano nella legatura, che senz'altro è stata realizzata nel monastero, perché il volume comprende due sezioni ben separate che sono state a un certo punto unite, e questa legatura originaria ci mostra la concezione del libro sacro con una legatura estremamente sofisticata che ho cercato di analizzare. Il secondo monastero è altrettanto prestigioso perché è quello dei Santi Ciriaco e Nicolò di Roma, fondato dalla famiglia Teofilatto, quindi siamo al vertice dell'aristocrazia romana. E infatti, come in Santa Giulia, troviamo nobildonne che sanno scrivere, sanno firmare documenti di vendite, compere, terriere. Addirittura a Roma usano una modernissima Carolina, elegantissima, però non ci rimane alcun libro. L'unico, anche in questo caso, l'unica cosa che ci rimane è una bellissima legatura in argento che, attenzione, si trasforma in un reliquiario, perché nel piatto posteriore è inserita una stauroteca. Quindi, ancora una volta, il libro non come uso di conoscenza, ma come oggetto sacro da conservare insieme agli altri oggetti sacri del monastero. E infine la sorpresa maggiore, il monastero
di San Pietro Extramegna a Benevento, dove noi troviamo non solo anche qui un libro prestigioso, il Codex Beneventanum, che è il Beneventanus, che è uno dei più antichi codici tardo antichi che ci siano rimasti, ma troviamo anche il primo Exultet, quello che viene considerato l'archetipo di tutti gli exultet beneventani, viene fatto, come dice anche il testo, per la badessa del monastero di San Pietro. E mi sono domandata, è vero che è il monaco Giovanni a donare questo rotolo, però chi lo usava all'interno del monastero? Perché questa presenza è estremamente interessante, e oltretutto nel monastero di San Pietro fuori le mura sopravvivono almeno 5 altri manoscritti. Però attenzione, ricordiamo che Benevento è longobarda. I longobardi sono un popolo nordico, sono un popolo guerriero, quindi a Benevento si ricrea una situazione più simile al nord Europa, perché evidentemente in una situazione di etnica germanica è più facile per le donne gestire, sebbene limitatamente, la cultura. La grande trasformazione, ed è stato il mio limite a cui sono arrivata, avviene nell'undicesimo secolo con Sant'Anselmo di Canterbury, quando si passa dalla preghiera ripetitiva alla meditazione. E allora in Italia troviamo il primo volume di salmi penitenziali e commentati, eseguiti per due monache. È la grande trasformazione che poi porterà a un'alfabetizzazione femminile sensibile nel XIII e XIV secolo. Ma in Italia, nello stesso momento in cui si realizza questo manoscritto, vi era Matilde di Toscana, le cose stavano cambiando. Grazie, grazie Giusy per questo viaggio ricco veramente di spunti che fa venire senz'altro voglia di approfondire e leggere nella sua completezza tutto il saggio. E cominciamo quindi anche a entrare nel vivo proprio dell'azione delle donne e delle tracce che possono essere rintracciate, quindi anche, penso, molto interessante per i lettori di questo libro, in filigrana la famosa questione delle domande da fare alle fonti e del modo di interfacciarsi con queste fonti, perché è un bel problema che corre lungo tutto il libro, laddove anche potrebbe sembrare, lo vedremo verso la fine della nostra discussione, che le fonti siano più facili, no? Per cui chi affronterà questa lettura si renderà anche conto che lo stereotipo della difficoltà di approccio alle rade fonti medievali, soprattutto alto medievali, e invece la facilità delle fonti contemporanee è sostanzialmente un topos che è esterno a chi la ricerca la fa davvero. Allora, mancano un paio di autori e autrici oggi, purtroppo. Una di queste, e mi permetto solo di citarla senza sostituirmi naturalmente a lei, è Silvia Mostaccio, che con un balzo temporale, passando dall'alto medioevo invece al 5-600, ci ha mostrato nel libro un'altra performativa azione delle donne, che è l'azione della voce. Corre questa voce in tutto il volume, dall'annuncio delle pie donne fino agli annunci delle donne nel Novecento e del loro ruolo. E in questo saggio si vede in particolare anche un altro fil rouge che poi si allaccia variamente nel nostro volume, cioè il confine tra il lecito e l'illecito. Fin dove l'azione delle donne viene considerata dalla cultura dominante entro una cornice accettabile, se non addirittura ben accetta o strumentalizzabile, e quando invece esce da questo confine. E in particolare, molto interessante, nel saggio di Silvia Mostaccio c'è l'azione intercessoria delle donne, che anche in questo caso ha condotto sia in Italia che fuori dall'Italia, nel vedere l'azione di donne presenti sul campo di battaglia, presenti a fianco degli uomini,
magari silenziosamente nelle fonti, ma invece ad alta voce sui campi di battaglia, e la loro voce risuona anche in fonti, ecco qui il dialogo con le fonti, inattese, come sono quelle che ci testimoniano l'intercessione, cioè le donne che vanno a chiedere delle grazie, siamo all'interno di un orizzonte della storia cristiana in questo volume, donne che chiedono l'intercessione per gli uomini della loro famiglia che sono impegnati sui campi di battaglia. E andando all'Italia, una delle fonti analizzate dalla Silvia Mostaccio sono stati proprio questi libri in cui sono raccolte le richieste di intercessione alla Madonna di Valverde, quindi Rezzato, in provincia di Brescia. E è molto interessante perché in qualche modo lancio un altro filo di questo gomitolo che non è per niente arruffato, ma intesse degli intrecci nel libro, c'è proprio anche il ruolo delle donne nella salvezza, pratica in questo caso, ma che parte dal ruolo di Maddalena, se vogliamo dirla in maniera proprio, come dire, sincera. Quindi emergono delle donne veramente concrete, come le badesse che ha nominato Giusi, come del resto le Tre Marie, come le donne nominate da Silvia Mostaccio. E la parola delle donne emerge in questo libro tanto forte quanto fragile. Vediamo che cosa ci può dire, a proposito della parola fragile, che è anche una categoria ormai storiografica, Corinna Baldi, che se ne è occupata. A questo proposito posso portare una donna concreta, un esempio concreto. Siamo nel tardo Medioevo, siamo tra 3 e 400, ed si tratta della Beata Orsolina da Parma. È possibile avvicinarsi alla Beata Orsolina da Parma attraverso alcuni indizi testuali, alle tracce che la sua esperienza ha lasciato, dalle fonti agiografiche agli scritti mistici, ancora in gran parte da esplorare. La sua parola ci giunge mediata, è vero, è parola raccolta e messa per iscritto da altri, proprio il fatto di essere stata giudicata in qualche modo memorabile da qualcuno ci dà un'importante informazione che va al di là dei dati biografici che saremmo tentati di ricercare, di verificare. E non riguarda tanto Orsolina in sé, ma in modo più ampio la ricezione dell'esperienza di Orsolina da parte del suo contesto storico, le chiavi interpretative utilizzate per leggerla, anche la scelta di cosa tramandare, cosa no, è già di per sé significativa, un discorso che vale più in generale per tutti i testi, soprattutto di genere agiografico. Entrando nella vicenda di Orsolina ci si accorge che come questa giovane donna analfabeta sia riuscita a lasciare una traccia, mi verrebbe da dire nonostante la sua fragilità, ma forse proprio grazie a questa. La fragilità della sua parola finisce per essere paradossalmente una condizione quasi privilegiata, perché le permette di emergere dal frastuono delle voci della storia. Proprio perché le si riconosce di non essere dotata di una forza propria, ma di una forza altra. Le si riconosce lo statuto di parola profetica. E anche la misteriosa malattia di cui soffre fin dalla nascita e che altrettanto misteriosamente guarisce, sembra predisporla ad una chiamata tutta particolare, tanto che fin da bambina è avviata sulle strade della mistica. La fragilità della sua parola è un po', se vogliamo, il prezzo per la sua levitas, potremmo dire così, per il suo procedere leggera e spedita nel tempo e nello spazio, in mezzo ai piccoli e grandi avvenimenti del suo tempo. In effetti si rimane stupiti dal suo essere in costante movimento. La troviamo a Parma, sì, ma anche ad Avignone per incontrare Clemente VII, a Roma, da Bonifacio IX, a Venezia, dove si imbarca per la Terra Santa, quindi a Bologna, a Verona, perché è costretta all'esilio. Orsolina quindi viaggia, o forse sarebbe meglio dire sembra come sospinta dal vento dello spirito. Tutto questo nello spazio di una breve esistenza, appena 33 anni, stando alle fonti. E senza essere legata ad un ordine religioso attraverso alcun vincolo formale.
Orsolina riconosce nella profezia il proprio carisma specifico. E, la dimensione profetica si coglie, sì, nel suo presentarsi al cospetto di papi, di potenti, ma anche nel testimoniare innanzitutto un'esperienza mistica, perché è su questa che poi si innesta la missione profetica, in cui ripone le speranze di sanare questa ferita dello scisma in seno alla cristianità. E l'urgenza di una reparatio ecclesiae che accomuna Orsolina ad altre figure femminili che vivono il grande scisma trova alimento da una relazione personale e diretta con il divino, di cui si fa in qualche modo portavoce. I testi delle visioni della Beata, che sono giunti fino a noi con percorsi ancora in parte da ricostruire, rivelano una dimensione profetica differente dalla predizione di eventi futuri, di catastrofi imminenti, ma è profezia delle profondità del mistero di Dio, e anche questa è profezia. Quello delle visioni è un parlare che si esprime per immagini. Orsolina è condotta per mano da Cristo in una relazione di serena fiducia e visita castelli, palazzi, fontane, vigne, giardini, e spesso Orsolina non è inizialmente in grado di vedere i luoghi in cui viene condotta, ma diventa capace di vedere solo dopo aver fissato il suo sguardo in Cristo come in uno specchio. E il racconto delle visioni si dispiega attraverso questo continuo gioco di sguardi. E forse, se vogliamo capire più da vicino Orsolina, l'unico modo è entrare anche noi in qualche modo in questo gioco di specchi. Grazie, grazie per questo affondo che ci fa proprio vedere da vicino queste presenze, cioè i passi di queste donne, e poi si apre qui tutto come dire, uno scenario importante che è il ruolo delle donne all'interno della cristianità, con la loro presenza profetica, con la loro dimensione mistica, e su questo scenario che si apre non posso che cedere la parola ad Alessandra Bartolomei Romagnoli, perché ci guidi un po', ci illumini un po' di immenso, insomma. Grazie Adelaide, è un piacere ritrovarci qui dopo un po' di tempo, perché è stato il nostro anche un incontro di amicizia, devo dire. È stato anche uno scambio affettivo ed emozionale, oltre che intellettuale, tra di noi. Si sente bene? Si sente bene la voce? Dunque, mi occupo ormai da molti anni di scritture spirituali femminili tra Medioevo ed Età Moderna. Il carattere seminariale, interdisciplinare dell'incontro da cui è nato il libro, ma in fondo anche il taglio, è stato ricordato, diacronico, che è stato scelto da Adelaide e da Paolo, che lo hanno organizzato, mi hanno offerto un po' l'occasione per pormi una domanda. Dopo aver letto decine, forse centinaia di pagine, è possibile ritrovare, riscoprire un tracciato, una linea che accomuna tutti questi testi così diversi, sia e lontani nel tempo e nello spazio? Insomma, qual è il fulcro, il vero cuore e l'anima segreta della religione delle donne? C'è quest'anima. Quindi, assumendomi un po' tutto il rischio delle generalizzazioni che sono così pericolose, insidiose, soprattutto in sede storica, ecco, mi sembra che una possibile chiave di lettura, un paradigma in un certo senso, si possa rintracciare nel grande tema del sacrificio. Ecco, se quella maschile è essenzialmente una religione del libro, le pratiche femminili pongono al centro la realtà e la concretezza del corpo. Un corpo che, in un certo senso, proprio le donne però restituiscono al sacro. Questa griglia ermeneutica, cioè la griglia del sacrificio, aiuta a comprendere, senza dover ricorrere a delle spiegazioni di matrice
patologica, fisiologica, medica, che sono andate anche abbastanza di moda e che sono peraltro anche seducenti e anche in parte legittime, io credo che ci consenta però di capire anche alcuni tratti apparentemente scandalosi e persino bizzarri di questa letteratura, di questi comportamenti, come ad esempio il selvaggio ascetismo che caratterizzò queste religiose mulieres, che è un ascetismo capace di superare, io credo, i vertici stessi della iubris monastica, come ci vengono dipinti e ricordati dai padri antichi. Le donne, su questo punto di vista, godono di un assoluto primato, anche come fantasia. Ma ritengo che esso si offra anche quale testimonianza eccezionale di una evoluzione interna alla stessa tradizione cristiana, laddove negli ultimi secoli medievali si ebbe una trasformazione profondissima nella nozione, nella concezione stessa del sacro. Si trattò di una novità sconvolgente. Per apprezzare i contorni effettivi di questo cambiamento, bisogna superare dei paradigmi consolidati, dicevo quello patologico, clinico, ma anche, io credo, la stessa griglia del genere. Non basta, non è sufficiente. Questo non per minimizzare il contributo peculiare delle donne, ma per sottolineare piuttosto la forza di una proposta che soprattutto nel tardo Medioevo non può essere confinata all'interno dei marginalismi spirituali oppure dello stesso antidogmatismo, perché in realtà queste donne sono al centro della rappresentazione ecclesiale, più di quanto noi non possiamo pensare, perché la variante mistica realmente impose una diversa punteggiatura al linguaggio della fede, nella sua forma pienamente cattolica e pentecostale, rispetto alla religione monastica alto medievale. Ecco, è questa religione pneumatica e cattolica. E la nuova concezione del sacrificio articolò realmente pratiche, modelli di comportamento e di perfezione, percorsi meditativi, forme liturgiche. Pensiamo, lo ricordava Gabriella Zarri prima, al simbolismo visionario che offre alla grande rivoluzione visuale di questi secoli un patrimonio straordinario e inesauribile di temi e di immagini. Pensiamo in questo senso al ruolo centrale di Santa Brigida. Ma torniamo appunto al tema del sacrificio. Il cristianesimo, sin dalle origini, non si era posto come una religione sacrificale. Gesù aveva condannato esplicitamente la tiusia e il suo sacrificio ultimo e definitivo era anzi destinato a interrompere la ciclicità vittimaria dei rituali arcaici. Questo è un punto nodale del Vangelo. Io voglio misericordia, non voglio sacrifici, dice Gesù, perché il solo vero comandamento è quello dell'amore nei confronti di Dio, ma anche nei confronti del prossimo. Ecco, va detto subito per onestà che nell'epoca assiale questa presa di distanze non riguardò solo il cristianesimo, ma il sistema religioso e culturale delle civiltà mediterranee nel suo complesso. Pensiamo per esempio alla riflessione delle elite intellettuali del mondo greco-romano, ellenistico, mentre lo stesso giudaismo rabbinico si stacca definitivamente dall'antica prassi del Tempio. Ecco, nella Chiesa antica l'Eucarestia aveva avuto un ruolo indubbiamente centrale. Però in quali termini?
dalla sacra mensa dell'altare il sangue era stato bandito, era stato escluso. A partire dal 200 questa situazione cambia. Il momento centrale della messa non è più il pasto, non è più l'agape fraterna, la comunione, il mangiare insieme che fa chiesa, bensì la consacrazione, cioè il sacrificio di Cristo. E allora come si spiega questa svolta sacrificale? Bisognerebbe guardare l'interrelazione di molteplici fattori. Ecco, io ne vorrei richiamare soltanto uno. Il grande rinnovamento teologico dei secoli centrali del Medioevo e alcuni sviluppi della cristologia, radicalizzando alcune posizioni di Agostino, Sant'Anselmo, che però poi fu seguito anche dai grandi scolastici, pensiamo a San Tommaso, Anselmo aveva insistito sul carattere espiativo dell'incarnazione e passione di Cristo, che era stata necessaria in termini, se vogliamo, anche strumentali per liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato, attraverso un processo che è un processo però terribilmente doloroso. La mistica delle donne non è la contemplazione dei monaci, cioè la gioia, la letizia, la serenità, l'inebriarsi di luce, che è il vertice promesso ai monaci, no, è il dolore. È il sacrificio, è Margherita da Cortona viene chiamata la figlia del fiele. Ecco, una teologia che conservava anche una sorta di ambivalenza nella stessa figura divina, nell'immagine sdoppiata del Dio come padrone e giudice, Dio padre, e del figlio come vittima. Ecco, questo è in qualche modo l'immagine della teologia tardo-medievale, per cui è stato autorevolmente osservato dagli studiosi come il cristianesimo abbia conservato una sorta di ambiguità fondamentale, no? Pur abolendo il sacrificio cruento, in fondo il cristianesimo è rimasto una religione sacrificale. Ricordiamo la critica dell'ultimo Nietzsche quando dice che nella croce non fu messo a morte soltanto il Cristo, ma fu messa a morte la buona novella del Vangelo, perché in fondo si era conservata la vecchia logica pagana. Ecco, è una questione questa strategica anche nella riflessione filosofica e teologica contemporanea, che è impegnata, oggi lo sappiamo, nella rifondazione di una cristologia ormai purificata dalla legge del capro espiatorio, il capro di Zurbaran, ce lo ricordiamo. Ecco, in questo senso, questo ascetismo, questo ardore di martirio, di sacrificio che pervadono l'esperienza delle donne medievali è irrecuperabile. Sono il retaggio di una teologia che si avverte ormai come superata, come lontana. Ecco, qual è, il contributo allora che anche rispetto al discorso teologico hanno portato le donne mistiche? Ecco, se nella concezione anselmiana si vedevano soltanto le ragioni, direi, economiche e storiche dell'incarnazione, cioè le stanze contrattuali di un debito da pagare, il discorso della mistica apre una dimensione ulteriore, perché pone l'accento piuttosto sull'unione, l'amore e la compassione, perché la croce è una croce dolorosa, ma è anche una croce, ma anche una croce gloriosa. Questa è la croce medievale, una sorta di coincidenza oppositorum. Perché gloriosa? Perché la croce è il luogo della suprema rivelazione dell'amore di Dio. Cioè nella croce si rivela quanto Dio abbia amato l'uomo al punto tale di donare il proprio figlio. Cosa c'è di più grande che offrire la vita per i propri fratelli? Quindi non è Dio, un Dio irato, a reclamare
le vittime, non è un Dio che gode del fumo che sale sugli altari a esigere la carne che vi viene ammucchiata, perché è Dio stesso che su quella croce soffre insieme al Figlio. Non solo, l'elemento espiativo in qualche modo tende a scomparire rispetto a quella che è una scelta, che è una scelta di parte, perché la vittima ha scelto di farsi offerta. E questa scelta non procura soltanto la salvezza, ma procura anche una sorta di potenza. Ecco, le donne si scelgono, le donne sono sacrificate, non sacrificano come il sacerdote, ma sono l'incenso che sale al cielo. Sono la figura cristica per eccellenza. E quindi il grande tema della divinizzazione che in queste donne si lega profondamente al tema della corredenzione, perché in fondo loro svolgono, e lo dice benissimo Caterina, quella che è la stessa missione di Cristo. Missione che viene sentito al proprio stesso livello, nei confronti degli altri, ma di tutta la Chiesa stessa. Dove sarà allora il Dio delle vittime se in quel momento si trova tra gli uomini? Non tra i persecutori, perché Dio ha compiuto questa scelta. Piuttosto che infliggere la violenza, il Paraclito preferirà subirla. Il Cristo è il Dio di tutte le vittime perché ha condiviso fino in fondo la sorte dell'uomo. E questo credo che sia la grande lezione delle donne medievali. Grazie. Grazie, grazie a te Alessandro per questo bellissimo affresco che, come dire, rilancia anche questioni di lunghissimo periodo, voglio dire, a noi contemporanee, l'incarnazione, la croce, l'Eucaristia, cioè sono temi enormi anche nel dialogo all'interno, non solo diciamo intrareligioso, ma nello specifico all'interno delle chiese cristiane. E questo ci riporta indietro a un momento di grande confronto e di grande fermento, che è quello della riforma, delle riforme all'interno della Chiesa e al ruolo che le donne, altre donne, non solo quelle che hanno avuto una chiamata mistica, ma anche donne che hanno organizzato la vita pratica di gruppi in fermento, anche loro più o meno tacitate poi dalla cultura dominante, sono state in grado appunto di intessere. Questo ci porta anche a farci delle domande, come sorgono nel lavoro corale del libro, tra questa intimità delle donne, in cui avviene qualcosa di nodale fra tardo medioevo e quello che chiamiamo Rinascimento, e società, perché la partita si gioca su questi due fronti correlati in maniera complessa. Che cosa dunque possiamo dire dei fermenti di riforma all'interno della vita cristiana della prima età moderna e l'azione delle donne? Ce lo può dire Querciolo Mazzonis, che di questo tema si è occupato e ha regalato al libro un saggio molto interessante. Prego. Grazie mille Adelaide. Sì, quello che io ho cercato di fare era di diciamo offrire un contributo su due questioni riguardanti la religiosità femminile di questo periodo. E cioè, da una parte prendere in esame appunto la partecipazione delle donne ai dibattiti sulla riforma di vita cristiana tra fine 400 e inizio 500, e dall'altra, attraverso questa analisi, anche riflettere sulle eventuali differenze con la religiosità femminile medievale. E qui ci sono alcuni punti di contatto con quello che diceva appunto Alessandra Bartolomeo Romagnoli. Le donne di cui mi sono occupato sono principalmente Caterina da Bologna, Caterina da Genova, Angela Merici e Paola Antonia Negri,
e a mio avviso il loro contributo va proprio cercato in relazione ai dibattiti sulla riforma, sulle forme di vita cristiana all'interno di un movimento spirituale italiano di carattere non convenzionale, nel senso che si opponeva da una parte al luteranesimo e dall'altra però mostrava evidenti differenze con la Chiesa romana. E era un movimento che affondava le radici nel 400 e che intendeva riformare la vita della società cristiana a partire da un rinnovamento interiore dell'individuo. E in questo contesto la Chiesa istituzionale e i suoi riti avevano un ruolo marginale, mentre la progressione spirituale era data dalla battaglia individuale contro i vizi, come l'amor proprio, la superbia, l'ira, la pigrizia, e contemporaneamente l'acquisizione delle virtù dell'umiltà e della carità, che avrebbero portato al raggiungimento della divinizzazione personale e all'unione mistica. Questa visione della vita cristiana era, all'inizio del Cinquecento, era diffusa nei conventi, nelle corti, nei trattati ascetico-mistici per laici ed era particolarmente promossa dalle nuove congregazioni religiose come i Barnabiti, i Somaschi, i Gesuiti, i Cappuccini, gli Oratoriani, tutti istituti che poi la Chiesa del secondo Cinquecento riformerà e metterà e controllerà in misura maggiore. Le donne qui esaminate non solo parteciparono a questo movimento in maniera attiva, ma ne furono protagoniste. Caterina da Bologna si può considerare una delle iniziatrici di questo modello spirituale, col suo trattato scritto, composto alla metà del 400, Le sette armi spirituali. Caterina da Genova, alla fine del 400, fu autrice di trattati molto influenti e ispirò la Compagnia del Divino Amore. Angela Merici nel 1535 seguì le Orsoline che vivevano da spose di Cristo nel mondo anziché in convento. Paola Antonia Negri dal 1539 al 51 fu la leader carismatica incontrastata sia dei Barnabiti che delle Angeliche. Poi ci furono altre figure femminili importanti che condivisero questo modello spirituale come Illuminata Bembo, Elena Duglioli, Laura Mignani, Tommasina Fieschi, Battistina Vernazza. E analizzando appunto la partecipazione delle donne a questo movimento religioso, emergono a mio avviso alcune differenze significative con la religiosità femminile medievale, in particolare in relazione a tre aspetti, cioè la penitenza, il misticismo e il rapporto con la Chiesa istituzionale. E adesso le vedo molto brevemente. Se consideriamo la penitenza, come diceva Alessandra, mentre per le donne medievali la principale chiave di accesso al divino era il corpo e la penitenza fisica, per queste donne invece è la mortificazione dell'interiorità. Benché la sofferenza della carne rimanga presente, esse mettono al centro del loro concetto di penitenza la mortificazione dell'amor proprio e dei vizi che ne conseguono. Solo attraverso la purificazione della mente, del cuore, della coscienza e dell'intenzione, la devota può diventare perfetta e progredire nell'avvicinamento a Dio. Per quanto riguarda il misticismo, come nel Medioevo, l'unione affettiva continuò ad essere predominante. Tuttavia, a differenza delle sante medievali, in queste donne l'esperienza mistica non è descritta come un evento imprevedibile ed immediato, interamente dipendente dalla volontà divina, ma come il frutto del cammino di purificazione interiore, senza il quale tale esperienza non è possibile. In questo modo l'esperienza mistica diventa riproducibile, in quanto esito certo del percorso di perfezionamento interiore. Infine, per quanto riguarda il rapporto con la dimensione istituzionale della religione, già nel Medioevo le donne devote che vivevano nel mondo, come le beghine, le terziarie, le bizzoche, non attribuivano particolare importanza ai voti, alle gerarchie, alle regole, all'abito o all'affiliazione religiosa. Nelle donne qui considerate, tale atteggiamento anti-istituzionale è esteso anche ai riti e alle gerarchie della Chiesa, che invece nel Medioevo erano spesso complementari ai fenomeni mistici femminili, in quanto legati ad essi in un rapporto di reciproca legittimazione. In conclusione,
Ci è sembrato che in questa spiritualità di fine 400 e di primo 500 le donne ebbero notevoli opportunità di leadership e che le loro capacità umane fossero valorizzate forse in misura maggiore rispetto al periodo medievale. La divinizzazione e il misticismo femminile, infatti, non erano solo visti come l'espressione dell'imperscrutabile volontà di Dio di cui le donne sarebbero in quanto sesso inferiore, soprattutto un recipiente. Nella loro santità era veicolata dalla ripetizione delle sofferenze fisiche di Cristo. Le facoltà sovrannaturali femminili erano principalmente viste come la conseguenza di una perfezione raggiunta sotto il profilo morale, intellettuale e umano. In questa tipologia di sequela Cristi, quindi, le donne poterono avere una profonda esperienza della propria individualità e interiorità, nonché avocare a loro stesse la responsabilità del proprio status spirituale. Grazie. Grazie a te, Querciolo, per questo ulteriore passo. Insomma, sono veramente delle aperture all'interno del paesaggio che rivelano degli allacci molto interessanti che mi sembra, cioè non è mai scontato rievocare. Abbiamo lavorato al convegno, abbiamo scritto i saggi, li abbiamo riletti insieme, abbiamo visto il libro, ci ritroviamo qui e ogni volta mi trovo, almeno vedo anche voi, a prendere nuovi appunti perché si svelano nuove cose e questo non può che confortare sul lavoro di gruppo. E quello che tu hai detto in particolare, ma raccolgo sempre il testimone, un altro filo che corre di un altro colore, è emerso ed emerge un tema importante che è quello dello sguardo delle donne, che se vogliamo arriva fin dal primo intervento che abbiamo visto oggi, fin dai primissimi interventi, lo sguardo delle donne al sepolcro, lo sguardo delle donne che commissionano e fruiscono i libri di cui ci ha parlato Giusy, per esempio. Quindi questo sguardo però è sempre ambivalente, perché è uno sguardo sulle donne da parte di chi? Da parte delle donne, ma da parte anche degli uomini. E se vogliamo, questa ambiguità, questa doppia faccia c'è fin a partire da una figura, da un'immagine che è presente al tempo stesso specchio poliedrico, che è quello della Maddalena. Quindi l'immagine, il ruolo della Maddalena è Maria, non a caso, che si interfaccia anche con Maria Vergine, è molto importante anche nel dialogo dello sguardo sulle donne, da parte delle donne e da parte degli uomini. E quindi lascio il testimone a Carla Maria Bino, che segue con noi, ci fa seguire i passi della figura della Maddalena con i suoi spunti ricchissimi. Grazie molte Adelaide, grazie a tutti gli amici, perché in questa sede sono venuti fuori dei temi che mi hanno anche ulteriormente aiutato a capire altre cose rispetto a quelle che ho cercato di scrivere in questo saggio. Beh, io mi occupo di forme della rappresentazione, quindi cerco sempre di guardare come testi e immagini costruiscono figure. E il mio principale obiettivo è quello di cercare di comprendere come la rappresentazione della passione di Cristo lungo i secoli, attraverso fonti che possono essere testuali o anche di immagini, ma non necessariamente testuali per essere agite, quindi teatrali, è un qualche cosa che io aborro abbastanza, mi dà un po' fastidio parlare di teatro nel Medioevo, ma piuttosto proprio forme della rappresentazione, cioè costruzione di scene, consentano di comprendere meglio come la passione possa essere stata intesa nel corso dei secoli. Ed allora, occupandomi di femminilità, è evidente che la figura principale è sempre stata quella di Maria, perché la madre, assente nei Vangeli, solo presente in Giovanni, diventa la principale protagonista della passione da una certa altezza cronologica in poi. Nell'Occidente cristiano, in buona sostanza, a partire da Sant'Anselmo, fa un ingresso clamoroso e ruba la scena quasi al figlio, ma la ruba per restituirgliela maggiormente consapevole e maggiormente efficace come, la dico in un modo forse un po' contemporaneo, dispositivo
di misura dell'amore. Cioè Maria diventa il dispositivo con noi, con cui noi riusciamo a comprendere quello che prima diceva Alessandra, cioè la grande ed ultima azione di svuotamento che Dio fa sulla croce di se stesso. Arriva al fondo di tutto il dolore dell'uomo, diventando l'immagine di che cosa i peccati dell'uomo sono in grado di produrre, cioè la dissoluzione totale dell'immagine dell'uomo fatto ad immagine di Dio, quindi Dio che perde completamente anche la sua immagine. Accanto a Maria, però, nella passione, ad un certo punto della storia della spiritualità, fa la sua comparsa Maddalena. Maddalena che fin da Gregorio Magno diventa figura di sintesi di tre figure, ossia la meretrice, Maria di Betania e Maria di Magdala presente sotto la croce, viene sintetizzata e questa figura le rappresenta tutte e tre. Nel suo stare durante la passione, nel suo seguire, ha una funzione complementare e di completamento della figura materna. A parer mio non possono quasi essere staccate, perché sarebbero un depauperamento della femminilità e quindi in qualche modo dell'idea di umanità totale che sta ai piedi della croce, che è sulla croce in qualche modo con Cristo, perché l'umanità di Cristo va in croce. Sono partita per riuscire a capire come funzionava questa rappresentazione di Maria, che compare appunto, come vi dicevo, da un certo momento in poi, da una postura e da un saggio di una studiosa storica dell'arte, Daniela Bede, che era appena uscito in quei mesi. Perché costei sosteneva in buona sostanza che la rappresentazione giottesca di Maria ai piedi della croce era una sorta di cliché rappresentativo. Ed invece io ho cercato di comprendere se questa postura ai piedi di Cristo, ai piedi della croce, da parte di Maddalena, potesse essere riconducibile ad una postura tipicamente maddaleniana. Ho cercato di fare questo tipo di analisi e mi sono accorta che coloro che innanzitutto per primi in qualche modo condensano e danno forma, danno struttura, danno schema nel senso proprio figurale, come dire, alla Maddalena ai piedi di Cristo sono i cistercensi, che peraltro sono coloro che ne promuovono clamorosamente il culto in quel periodo e la connettono significativamente a dei fluidi, quelli delle lacrime e quelli degli unguenti. Riconfigurando il significato di Maddalena come tramite della riconfigurazione della penitenza, cioè una penitenza che non è più mortificazione della carne, non è più mortificazione e massacro di se stessi indegni di guardare Dio e quindi, che ne so, per dare un'immagine, prostrati ai piedi della croce, faccia al pavimento senza poter guardare sopra, qui se vogliamo fare un riferimento monastico mi viene in mente Pier Damiani, ma ecco lei che dalla penitenza poi si erge e dopo aver unto i piedi di Cristo, ovviamente come peccatrice penitente, unge il suo capo e alla fine unge il suo corpo. Quindi ecco lei che in qualche modo fa un cammino e dalla penitenza giunge alla familiarità. A me interessava molto questa idea di famula Christi, questo suo essere partecipe di una famiglia e quindi la penitenza, la, come dire, ricostruisce un legame spezzato, che è il legame che l'umanità perde, perché rinuncia all'essere in una relazione amante con Cristo nel momento in cui sceglie la via del peccato e quindi si deforma, e faccio riferimento ovviamente a tutta la teologia bernardiana, tale per cui dalla regio similitudinis si cade nella regio dissimilitudinis, perdendo il legame e la relazione amante faccia a faccia, quel parlare fitto fitto bocca a bocca, dice anche la Sirmocinazio, no? Con Dio, ci si allontana, gli si volta le spalle, si va altrove e quindi si perde anche il proprio volto perché non si vede più riflesso. Ecco, nel momento in cui la penitenza ricostruisce questo legame, beh, da lì parte un cammino di avvicinamento sempre maggiore che poi porta a stare sotto uno stesso manto, che è il manto della misericordia di Maria e quindi la ricostruzione. Peraltro anche questa immagine cistercense straordinaria che poi avrà una sua
grande fortuna ovviamente in ambito francescano, e quindi questa idea di esserci. Ecco, beh, Maria, io poi vado a leggere prima in Bernardo e in come Bernardo costruisce queste tre unzioni e le tre lacrime, il tre versare lacrime di Maria, poi lo vedo meglio in Nicola di Chiaravalle, poi approdo ad un testo straordinario, sempre cistercense, che ovviamente è l'istituzione Inclusarum di Erredo di Rivaux, dove cerco di capire come alla sorella reclusa il monaco, quando si arriva al momento di raccontare la passione, suggerisce di assumere la postura di Maddalena. Perché è quella postura che la rende Famula Christi e che le fa fare un percorso d'avvicinamento alla croce e poi al corpo deposto di Cristo, grande immagine di cura, grande immagine di gratuità d'amore, dove Maria, la madre, gioca un ruolo sacerdotale, perché è colei che offre il corpo di Cristo e lo offre, come dire, esattamente come se fosse un sacerdote che offre l'ostia agli altri e chiede di unirsi in un compianto ed in una manducazione che costruisce l'Ecclesia. Maddalena invece è colei che raccoglie i piedi, ma non è più un raccogliere i piedi e stare ai piedi penitenti, ma è un essere parte di un dolore. Ed è un condividere un dolore, non come quello di Maria, che non può che sentirlo esattamente come lo sentì il figlio, essendo lei la carne di figlio, del figlio, e quindi essendo lei la carne di Cristo, bensì come colei che è entrata a far parte di un legame familiare, affettivo, amante, ma generativo. Ed allora a me piaceva molto l'idea, e piace molto l'idea, della produttività del dolore tipicamente cristiana, cioè di una, come diceva prima Alessandra, di un dolore, certo, e di un sacrificio da parte delle donne, o meglio ancora di una profonda mimesi o compartecipazione fisica ed affettiva ai dolori, macribbio per dare la vita. Cioè per arrivare poi ad un punto per cui c'è generazione materna, sponsale, filiale, ditela come volete, ma c'è la possibilità attraverso questa vita di trasformarsi, ma di essere anche forse strada per la trasformazione altrui. Ecco, come chiudo con Dante, perché mi è sempre piaciuta molto questa cosa, come gli occhi di Maria, voltandosi, consentono all'uomo di vedere Dio, ma se non ci fosse lei che dice sì all'incarnazione, Bernardo ha un'immagine stupenda, no? Maria, alzati, bussano alla porta, c'è Dio che bussa alla porta, apri la porta e fallo entrare al mondo. Ecco, così come l'ha fatto entrare al mondo, così dischiude con lo sguardo e permette la visione. Maddalena è colei che rappresenta l'umanità, e quindi l'umanità piagata dal peccato, ma che riscatta questa distanza, scegliendo la vicinanza e quindi avvicinandosi, stando vicina, facendo parte della famiglia, essendo all'interno del legame, delle relazioni affettive e scegliendo la relazione amante. Allora l'idea di Maddalena amante che in terra si guadagna il cielo fa pendant con Maria madre che schiude le porte del cielo. Grazie. Grazie, grazie a te, perché veramente sono temi molto molto importanti e come sempre in questo tragitto che abbiamo fatto e mi pare stiamo ancora facendo, perché è bella questa anche generatività nella ricerca, dicevo, sono temi che ci mettono sempre in contatto con delle presenze concrete, no? Perché il grande rischio altrimenti sarebbe, e qui lo si è corso e risolto felicemente, sarebbe quello di perdersi nelle immagini, perdersi anche nella speculazione, ma invece si rimane sempre agganciati alla presenza, a quello che le donne hanno fatto, a quello che il loro ruolo ha riverberato sull'intera cristianità, e quindi c'è questa corporeità forte, no? Attraverso proprio tutto quello che abbiamo detto finora,
da questo rivelarsi dei corpi delle donne a questo ruolo di cura che sottolineava poco fa Carla, la cura che le donne hanno del corpo di Cristo, che ci porta davvero sempre a contatto con una realtà spirituale mai ideale, mai edulcorata, che può essere teorizzata, ma che parte da questa concretezza, da questo contatto. E senz'altro un contatto davvero particolare, e forse inatteso anche dagli studiosi che percorrono strade non magari più consuete, è quello che ci ha presentato Francesca Sbardella con la sua ricerca sulla manipolazione delle reliquie. Manipolazione va detto nel senso tecnico, cioè nel toccare con mano, ecco, non vorrei che si creassero delle strane assonanze, ma in questo senso, sincero, la manipolazione dei corpi santi, delle reliquie, anche qui sempre su quel discrimine tra l'essere, il diventare, il presentarsi, il fare immagine. Lascio la parola quindi a Francesca Sbardella. Grazie dell'invito a tutti voi, è un piacere essere qui in vostra compagnia. Sì, dici bene, ho a che fare con immagini di donne perché esse stesse con il loro lavoro ci propongono delle immagini bellissime di donne al lavoro che toccano i resti di persone considerate eccezionali e che allo stesso tempo producono esse stesse delle immagini, le immagini più importanti nel mondo della cristianità, che sono le reliquie. In ambito europeo, entro le aree della cattolicità, i resti umani di persone ritenute eccezionali, sia che siano resti tessili, sia che siano parti ossei, possono essere tesaurizzati e conservati sia dalle curie diocesane, in primis il vicariato di Roma, sia dai singoli ordini religiosi e anche dalle singole comunità. Conservare i resti di qualcuno molte volte è un fondatore, un personaggio di spicco, un personaggio in odore di santità, rappresenta sicuramente un tentativo di identificazione del gruppo con un preciso modello di comportamento che il gruppo riconosce come portatore di un significato positivo e al quale intende uniformarsi. Quindi abbiamo a che fare con oggetti particolari ai quali però è riconosciuta una forza prodigiosa ed extraumana che, se incanalata in una certa modalità, è in grado, sappiamo tutti bene, attraverso i miracoli, di intervenire nel quotidiano. Per gli attori sociali coinvolti, i resti sono già considerati sacri e sono comunemente chiamati reliquie, però in effetti dobbiamo ricordare, cosa che spesso poche persone sanno, che per essere utilizzati questi resti a livello devozionale, ufficiale all'interno delle chiese, dei luoghi di pellegrinaggio, prima di essere impiegati a tal fine devono essere lavorati, sistemati. E questo viene fatto proprio in ambito claustrale da monache specializzate. Quindi, in qualche modo, questa produzione, permettetemi il termine tra virgolette, dell'oggetto reliquia si realizza in primis sul piano materiale. Cosa fanno queste religiose? La lavorazione dei resti consiste praticamente in un insieme di atti volti alla loro pulitura in primis, alla loro parcellizzazione, addirittura frantumazione, perché i resti ossei a volte vengono frantumati proprio all'interno di un mortaio e vengono sistemati all'interno di piccole teche oppure di reliquiari con degli addobbi e con degli abbellimenti. In qualche modo c'è il cuscino che viene messo sotto ai resti piuttosto che della carta colorata, piuttosto che altri tipi di decorazioni. A livello analitico, però, è opportuno distinguere fra l'oggetto resto, che è consistente
semplicemente in pezzetti residuali di stoffe e di ossa, spesso frantumati, sporchi, deteriorati, e l'oggetto reliquia, che è un oggetto, da un punto di vista più strettamente antropologico, un oggetto composito, che nasce dall'integrazione ordinata di resti con elementi decorativi espositivi, quali reliquiari, teche, cuscini, supporti cartacei e ciò che abbiamo detto. Quindi per comprendere appieno anche il valore di una reliquia è necessario porla e leggerla all'interno di un processo di trasformazione da materiale corporeo a sofisticato oggetto simbolizzato, dotato di caratteri significanti, passibile di essere utilizzato in pratiche di culto. È interessante notare a volte l'interpretazione che viene fatta da alcuni autori fra oggetti non lavorati come i resti e oggetti invece lavorati che dopo essere lavorati in qualche modo sono trattati veramente a quel punto come oggetti sacralizzati. Sicuramente il trattamento dei resti è considerato in qualche modo delicato e problematico, soprattutto questo per i resti ossei, perché come vi ho detto vengono in qualche modo spezzati con delle tronchesine, con delle piccole seghe e quindi le religiose stesse percepiscono un grande attenzione e un grande impatto e coinvolgimento emotivo, soprattutto quando si trovano ad avere il contatto diretto con questi resti. Anche perché ricordiamoci che in realtà in nessun momento c'è un contatto così diretto con il sacro come in questo momento di lavorazione, perché quando noi vediamo le reliquie c'è sempre davanti c'è sempre il vetro, c'è sempre un qualcosa che ci allontana dal resto considerato sacro. Le religiose in questo momento hanno il privilegio, e ne sono pienamente consapevoli, di toccare direttamente il resto osseo o tessile del beato o del santo. Quindi a livello emotivo c'è sicuramente un coinvolgimento personale che a volte al quale a volte si aggiunge, come è facile immaginare, anche un certo imbarazzo. Questo perché? Perché ricordiamo che si tratta di operazioni che non sono sempre state pienamente riconosciute dalle autorità ecclesiastiche. Nella storia del pensiero ecclesiastico, a posizioni di forte condanna, soprattutto nella tarda antichità, terzo, settimo secolo, si alternano successivi ripensamenti e concessioni, come per esempio nel tardo medioevo, XIII-XVI secolo. Quindi c'è all'interno di una certa tradizione cristiana esiste la convinzione che l'integrità del corpo morto è una condizione per garantire la vita dell'aldilà e che non sia in qualche modo e che il corpo morto non debba essere frammentato o spezzettato. Molto rari sono i testi canonici all'interno dei quali si trovano riferimento allo spezzettamento e alla frantumazione del corpo. Di recente un riferimento specifico, di recente, insomma nel 2001, è stato scritto nel Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia, fatto dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in cui si dice esplicitamente che il corpo può essere spezzettato, anche un corpo santo, finché sia riconoscibile in qualche modo che si tratta di un corpo e che si tratta di un'integrità. Ecco, capiamo bene che il lavoro delle religiose a volte diventa problematico, perché, come sappiamo,
le reliquie a volte hanno un frammento tessile o corporeo davvero, davvero minuscolo. E questo chiaramente a livello teorico, sia dal punto di vista ecclesiastico, sia per noi studiosi, crea qualche imbarazzo, anche perché c'è un contrasto molto forte. Da una parte l'utilizzo per fare questa lavorazione di forbici, ago e filo, di pinzette, di cera lacca, di piccole seghe, di tronchesine, e dall'altro una lavorazione legata al sacro che ha un valore simbolico molto forte. Tanto è vero che le religiose, e questo è un aspetto estremamente interessante, parlano di atto liturgico vero e proprio, cioè definire la lavorazione delle reliquie come un atto liturgico significa sicuramente inquadrarla nel complesso del culto, così come fissato dalla tradizione e dall'autorità religiosa competente. Nella tradizione cristiana l'atto liturgico è quell'azione religiosa, cerimoniale o rituale attraverso la quale una comunità professa la propria fede e tributa in forma legittima e a volte largamente confermata il culto al Dio, in questo caso al Dio cattolico. Quindi le religiose percepiscono in modo molto forte in questo atto un'idea di preghiera, un'idea di devozione, un'idea di misticismo molto forte, che devo dirvi, anche quando si parla con loro, quando le si intervista, emerge in modo molto, molto forte, molto emozionante, proprio perché hanno in qualche modo e sentono la responsabilità di questo privilegio di poter toccare il sacro. E concludo dicendo che la tesaurizzazione e la lavorazione di questi resti sembra avvenire a tutt'oggi esclusivamente in monasteri specializzati e in ambito claustrale. Quindi, anche se formalmente la produzione di reliquie dovrebbe essere visionata dal postulatore generale dell'ordine di appartenenza e dagli ordini, scusate, degli organi ecclesiastici preposti, anche perché c'è, come abbiamo visto, una problematicità di fondo, in effetti il controllo e la gestione effettiva è nelle mani di gruppi religiosi femminili monastici. Queste figure di donne, sottrattesi all'influenza del clero secolare, seguono e decidono l'intero processo di costruzione dell'oggetto devozionale. Ciò ha portato all'acquisizione di saperi tecnici e di logiche di produzione che hanno permesso a queste religiose di creare per se stesse delle nicchie di potere autonomo all'interno del più ampio panorama ecclesiastico. È molto affascinante anche tutto il percorso di lavorazione, i gesti che compiono, l'attenzione che pongono. Si tratta proprio di una gestualità molto spesso ripetitiva e estremamente affascinante. Quindi sono donne che si sono ritagliate delle precise aree di competenza e che sembrerebbero sottrarsi all'autorità maschile. Quindi all'interno di un'istituzione religiosa, che come diceva anche Gabriella Zarri, un'istituzione religiosa che in qualche modo le subordina, sembrano essere riuscite a procurarsi dei ruoli privilegiati di rapporto diretto con le forze e la presenza umana. Sembrano quindi essere riuscite a costruirsi un rapporto privilegiato con il sacro, e se di solito è l'istituzione che ha il contatto con il sacro, loro addirittura sono andate oltre, perché sono riuscite ad avere quel contatto con il sacro quando ancora è in fase di lavorazione. E quindi
in qualche modo hanno un controllo sull'oggetto di venerazione. E questo sicuramente è estremamente affascinante. Grazie a tutti voi. Grazie a te. E abbiamo ancora due voci da ascoltare. Una delle due, Sonia Barillari, è assente, quindi semplicemente, come d'accordo con lei, la inglobo nel passaggio di testimone. Abbiamo parlato soprattutto, l'abbiamo richiamato in quest'ultimo contributo, ma sono altri nuclei che sono ben venuti fuori, la questione del contatto da una parte e il discorso sugli spazi, si è parlato di nicchie di potere, gli spazi d'azione e quali sono i loro effetti. E tra contatto, reliquie e azione delle donne si muove anche lo studio appunto di Sonia Barillari, che al volume ha regalato un saggio su un particolare legame tra l'azione femminile e una santa a cui sono stati attribuiti talismani particolari, cioè Santa Margherita, interessantissima già nella sua storia, come figura, nel suo intrecciarsi anche di figure diverse, che ci ripropone la questione della sintesi di figure femminili come quella di Maddalena, ma in un'altra misura. Poi ci mette a contatto, è il caso di dire, con donne e reliquie, perché le reliquie di tipo a volte anche magico di Santa Margherita erano tenute dalle donne, si tramandavano e venivano ambite dalle donne, soprattutto partorienti, in questo caso però confezionate, nel caso della reliquia citata da Sonia Barillari, all'interno di un sacchetto che non andava mai aperto, naturalmente, quindi c'era questo velo. E poi anche attraverso la storia di una miniatrice, Jeanne de Montbaston, che nel 300, nei bas de page di un codice particolare, illustra la vicenda di Santa Margherita, ma la sua è comunque un'operazione che ha un forte legame con la salvezza che questa santa può dare. Quindi c'è questa interessante vicenda ricostruita attraverso angolature differenti. E quindi a un certo punto noi arriviamo a un altro nodo importantissimo che abbiamo già citato, insomma è fiorato mi sembra largamente nella nostra trattazione, che è quello tra la passività delle donne e il loro attivismo, no? Si è visto anche, richiamo quello che diceva Corinna, la parola fragile che diventa una forza e la passività, la dolcezza delle donne che invece diventa, che diventa attività, diventa azione, diventa la Maddalena che addirittura ci può condurre per mano come immagine dell'umanità a ristabilire un patto con la salvezza. Tutti questi temi arrivano in maniera a volte più umbratile, anche un po' come dire concitata, nei temi del Novecento, ma il Novecento delle donne che richiamano un ruolo all'interno della cristianità. È quindi il momento di passare la parola per il quadro novecentesco ad Anna Scattigno. Grazie. Sì, Adelaide, riprendendo proprio queste tue ultime parole, direi proprio il Novecento è il secolo delle donne, nel senso che è rappresenta tutto questo percorso che è molto bello e affascinante, che hanno tracciato dall'inizio, dalle tre Marie della Croce fino appunto a questa confezione delle reliquie, questo toccare. La materialità del sacro, ecco, rappresenta direi un punto di discontinuità, insomma, e poi ci sono anche aspetti di continuità, ma insomma quello che mi pare che si debba sottolineare è invece una forte discontinuità, una discontinuità a partire direi proprio dalla stessa concezione del sacro che ricordava Alessandra, insomma, in questo suo saggio, no? Così
bello, ricco, insomma, il cristianesimo come religione del sacrificio, eccetera, eccetera. Ma discontinuità in che senso? Nel senso che intanto già nel primo femminismo cristiano, tra 8 e 900, c'è una presa di distanza da parte delle scrittrici cattoliche cristiane, le moderniste, c'è una presa di distanza molto forte nei confronti del... intanto del devozionismo. E il devozionismo è una, diciamo che appunto tra le forme di relazione tra le donne e il sacro, la devozione è una è importante, forse anche una delle forme più rilevanti, insomma, e c'è appunto una forte presa di distanza. Il devozionismo viene considerato, Antonietta Giacomelli ne parlava proprio, come responsabile della passività, in qualche modo, delle donne nella loro coscienza religiosa, nella loro coscienza cristiana, insomma. Ecco, questa forte presa di distanza e a favore invece di una scelta cristiana che fosse ispirata più che a sentimento, a ragione, a coscienza, costruita anche in molte di loro dall'istruzione, questa forte sottolineatura dell'istruzione e anche dall'impegno. Poi c'è più avanti Elisa Salerno, con questa già denuncia piuttosto forte, insomma, del carattere discriminatorio dei riti del sacro, i riti di chiesa, i tempi del sacro, le forme del rito, il canto e così via. Allora questa critica e questa consapevolezza anche crescente in qualche modo di un sacro, quello che poi alcune chiameranno il sacro ufficiale, che in qualche modo separa le donne dal resto della comunità e le allontana, e invece il recupero di un sacro cristiano che fondamentalmente fa riferimento al Vangelo, è un centrare di nuovo sul Vangelo. Ecco, questo sarà un tratto fortemente caratterizzante di una concezione che d'altra parte è una concezione nuova della stessa sacralità e del sacro, e che e qui richiamo molto rapidamente perché poi non ci può, ma insomma il Concilio Vaticano II, insomma, questa percezione del valore delle cose terrene, insomma, no? E questa immagine, leggo, ma lo leggo soltanto perché poi è il punto da cui ero partita per il mio saggio, ma mi aveva colpito ed è il punto da cui proprio avevo mosso la ricerca, insomma. Diceva Paola Gaiotti De Biase, il sacro cristiano è per tutti un intreccio di domesticità e missionarietà, preghiera e lavoro, quotidiano e celebrazione della festa, tradizione e perenne novità nell'annuncio, eccetera, eccetera. Il sacro cristiano è la sacralità della cura dell'altro, quella che è stata richiamata dianzi, insomma, no? Questa, la sacralità della cura dell'altro, ma insieme, diceva Paola Gaiotti, le donne sono state espropriate dal suo momento simbolico alto e nobile. Allora, c'è insomma una percezione nuova, e in questa percezione nuova, questa dimensione nuova di sacro, se c'è un'immagine, perché il percorso che abbiamo fatto iniziava dalle immagini, allora se c'è un'immagine che posso richiamare, ma è un'immagine astratta, in realtà dentro questa immagine ci sono una molteplicità di figure concrete, poi io direi che è la parola protagoniste, è la parola con cui a partire, direi, dalla seconda metà del Novecento, siamo agli anni Ottanta, alcune cattoliche, intellettuali, come loro si definivano, che erano donne scrittrici, che erano donne pubbliciste, impegnate in tutta una serie di attività nella Chiesa e per la Chiesa, e queste donne dettero vita ad una rivista, si chiama
progetto Donna. Siamo ai primi degli anni 80, ma andò avanti per un decennio a Brescia, progetto Donna, e scelsero per sé questa immagine con qualche tremore, perché pareva che il protagonista fosse audace in qualche modo, ma scelsero per sé proprio questa immagine di protagoniste. Ecco, e appartenevano a una generazione che è interessante, perché è la generazione, poi ho parlato del primo femminismo cristiano, ma l'altra generazione, direi rilevante proprio, è la generazione che è nata tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento, che è quella che è la prima generazione dell'Italia repubblicana, è anche la generazione, una delle generazioni, ma direi quella centrale, del Concilio Vaticano II, insomma. Ecco, quindi appartengono a questa generazione e sono donne che percepiscono con forza e anche in termini positivi, e anche questo ha rapporto con questa dimensione nuova di sacralità che vivono o che intendono, che percepiscono con forza la secolarizzazione, ma una secolarizzazione che non avvertono come, come dire, esterna, un nemico che dall'esterno attenta alla religione e alla saldezza della istituzione Chiesa, ma invece come appunto un processo interno alla Chiesa, come un profondo ripensamento della Chiesa, la nozione è popolo di Dio, ma accennavo di anzi alla centratura evangelica, perché questo ripensare la Chiesa stessa e la vita della comunità dentro la Chiesa fa appunto riferimento proprio a questa, sì, per un verso al Vangelo, e quindi una secolarizzazione che è il secolo, ma il secolo non è l'autonomia delle cose terrene, insomma l'autonomia delle cose terrene e della storia, e questo è il Vaticano II. In questo contesto molte immagini, pensavo per esempio, abbiamo parlato molto a lungo, cioè in diversi dei contributi, della figura di Maria, no? La Madonna. E qui ricordo per esempio anche qui con forza Adriana Zarri, che a me pare poi da un punto di vista proprio anche di apporto e contributo teologico, insomma, una delle figure più interessanti di questa generazione. E Adriana Zarri con forza discuteva e decostruiva l'immagine di Maria così come alimentata dalla devozione, e piuttosto tornava ad un'immagine di Maria, e lì abbiamo visto tutto il percorso bello, insomma, no, che è stato fatto stasera, insomma, di questa immagine. Ecco, dunque forse non ho altro da dire, se non perché ormai siamo anche un po' al termine, insomma, del nostro incontro, ma per dire appunto come questo poi non significa che tutto quello che abbiamo detto finora non abbia anche nel Novecento invece linee di prosecuzione, ci sono aspetti anche di continuità, ma credo che però vada sottolineata, laddove interviene, vada sottolineata la cesura, insomma. Ecco, io direi che questa è la cesura. Devo dire, aggiungere e chiudo, che questa cesura è determinata in larga parte anche dal femminismo. Ho accennato al primo femminismo cristiano tra 8 e 900, ma indubbiamente nel progetto di queste cattoliche che nella prima metà degli anni 80 del Novecento pensarono di costruire questa rivista e pensarono di costruire un dialogo con una cultura altra, cultura laica, beh, il femminismo era il punto di confronto. In un momento in cui, dopo le grandi divisioni degli anni 70, dovute prima al divorzio e poi alla legge per l'interruzione volontaria di gravidanza, finite, diciamo, le lacerazioni profonde, e in un momento e in qualche modo che si immaginava come di riflusso, loro provarono a rilanciare, diciamo, un femminismo nuovo, che era un'ipotesi di femminismo cattolico che peraltro nella Chiesa non ha mai trovato successo, né fra 8 e 900, ma neanche negli anni 80, tant'è vero che poi negli anni 90 hanno dovuto chiudere la rivista, che pure era una rivista
anche bella, interessante, insomma, piuttosto impegnativa. Ecco, con questo direi che ho chiuso. Bene, grazie, grazie anche ad Anna. E quindi ecco, non mi resta che dire, prima di passare la parola un istante a Paolo e naturalmente a chi gentilmente ci ha invitato qui su Italia Medievale, che ringraziamo ancora, volevo solo fare un accenno su un'altra questione enorme, quindi l'accenno e poi lancio il sasso nello stagno e mi sposto, che è quella proprio delle periodizzazioni e delle continuità, delle discontinuità, delle cesure, che mi sembra sia un ottimo orizzonte da cui partire per rilanciare nuove occasioni di dialogo, perché in fondo era quella da cui eravamo partiti in ipotesi per organizzare questa avventura che si è rivelata poi così, così vera, così corporea e anche spirituale. Paolo, se vuoi dire ancora qualcosa, io mi taccio. La parola principale è grazie. Cioè, intanto grazie ancora a Maurizio Calia, Italia Medievale, per l'ospitalità, grazie a tutti voi per l'interesse della vostra partecipazione, per questa bella presentazione collettiva. Mi viene solo da dire che la ricchezza del convegno e anche dell'amicizia che ha accompagnato questo convegno, la bellezza del libro e di nuovo il coinvolgimento in questa bella presentazione plurale accende moltissimo il desiderio di organizzare qualche incontro anche in futuro. Ecco tutto, quindi grazie davvero. Bene, io allora a questo punto non faccio altro che ricordare il titolo del libro, in modo tale che se vi siete appassionati nel seguire questa presentazione potete andarla a comprare. Il libro si intitola Donne e Sacro, forme e immagini nel cristianesimo occidentale, a cura di Adelaide Ricci, pubblicato da poco da Viella, e quindi correte in libreria, no? Come si suol dire. Grazie a tutti quanti per aver partecipato a questa presentazione e sperando di avere altre future occasioni, Italia Medievale è sempre a disposizione per questo tipo di proposte editoriali. Grazie ancora. Alla pazzia. Perfetto. Grazie, a presto. Grazie. Ciao Paolo. Un abbraccio. Ciao.